Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire e possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. E grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Guidonia Monteceglio al via il DSO Automobiles 78esimo Open d'Italia al Marco Simone Golf Country Club. Palermo Scuola ha pubblicato avviso creazione catalogo dei nidi, micronidi privati. Sicurezza dei prodotti a credito al consumo presentati al Comune di Livorno. Gli interventi in adattamento dei cambiamenti climatici in ambito urbano. Isercim Imperia, domenica prossima ci sarà la 77esima cerimonia per l'anniversario della battaglia di Monte Grande. Nei Musei Reali a Torino ci sono gli ultimi scrocci, quindi scampoli d'estate ai musei. AOU Sassari, siamo in un ordine di servizio per gestire gli elevati accessi a Rivoli, in provincia di Torino, la mammografia e l'ecografia verrà fatta in maniera gratuita. Renzi, l'Occidente, per alcuni articoli più lucati, quella nel nostro portale di informazione, non ha perso la guerra. Migranti respinti a Ventimiglia, furia Calderoli, Conte Di Maio si fanno calpestare da Macron. Conte Berlusconi non si dimetterà neppure se vinciamo in tutte le regioni. Afghanistan Ricciardi, digiuno e preghiera, chiesti dal Papa una rivolta contro la guerra, ancora emergenza Afghanistan, estetisti e rianimatori in sostegno dei valori, dei diritti e della scienza delle donne. Ultimi articoli sul Covid e come adottare le misure urgenti per contrastare il rischio di una nuova ondata. Bardi dal 1° di settembre, quindi da oggi vaccinazione libera in tutte le regioni. Comune di Genova e Di Tullio del Sunia al via per i bonus degli affitti. Apertura della caccia, assurdo aprirla, siamo in Sicilia dopo gli incendi. Cuneo il 5 settembre sarà possibile visitare in anteprima il Parco Parri in occasione del Festival Mirabilia. La Via Selvatica giunge al suo ultimo appuntamento. Per approfondimenti basta cliccare nella notizia. E con questo è pressoché tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione come sempre e vi do appuntamento a quando non lo so. Grazie ancora di tutto, Loredana.